bello del bugine è che non ci si rende conto di quanto sia salita. È una giornata fantastica, clima primaverile. Ragazzi, siamo a fine novembre, giornate indimenticabili. La salita del bugine prevede una sosta obbligata dal dromedario. Questa roccia particolare che chissà come è arrivata qua. Vista impagabile su Sesto di Levante. Vabbè, ragazzi, vista unica. Là abbiamo 3G, qui Monte Rocca Grande. A volte si fanno incontri strani su queste strade. Sì, motore a scoppio, fatica un po' meno, aria pura. Non so se si riesce a vedere la cima del Monte Rocca Grande con la croce, questo bosco di castagne lascia passare i raggi del sole, crea degli effetti che sono da favola. Sempre salita, eh? Dai che spiana! Monte 3G, laggiù in fondo il mare di riva, si intravede l'agro dei cantieri. Tutta la piana di Sesto di Levante con la penisola laggiù, tutta la costa, il bosco lascia spazio a vegetazione, arbusti, prati. Ci alziamo di quota, siamo intorno ai 900 metri, passo del Bocca 950, ma le cime qui attorno sono superiori, siamo intorno ai 1000 metri e qualcosa in più forse. Continuiamo a salire, cominciamo ad aprire lo sguardo su paesaggi differenti. Si esce dal bosco e si aprono questi spazi. Eccoci, laggiù Monte Porcile, qui a sinistra la vetta del Rocca Grande, là in fondo Zatta, Chiappozzo, spettacolare, sotto il lago di Bargone, tutta la piana. E ora iniziamo un po' di discesa fino al lago di Bargone, poi piano piano si risale fino al Bocco, passo del Bocco di Bargone. Il lago c'è finito un po' d'acqua stamattina, sempre asciutto. Via! Thank you.
Eccolo. È uno spettacolo, eh? Il lago sulla destra, 3G in fondo. Riprendiamo da questa parte. È l'ultimo strappo per arrivare al passo del Bocco, crocevia di mille strade, eh? Da qui c'è l'imbarazzo della scelta per fare giri in zone. Facciamoci del male, dai. Lo so, è così. Eccolo là, Porcile. E qui Bocco di Vargone. Qui siamo a 905 metri dichiarati. Laggiù in fondo Monte Po. E ora un po' di discesa, va? Eccoci sulla ciclabile di Casarza, pedo ciclabile, rifatta a nuovo, ottima via di comunicazione.